Salve a tutti, io sono Sfina e bentornati su The Sims, o meglio, benvenuti sulla nostra nuova serie di The Sims, Vita da Sims. Finalmente con oggi cominciamo la nostra serie partendo dalla prima famiglia. La scorsa settimana nella sezione della community del canale vi ho lasciato un sondaggio per decidere quale famiglia sarebbe stata la prima ad essere inserita e quindi con quale famiglia avremmo iniziato. E la famiglia che ha vinto, stravinto in realtà, è la mia, che dalla parte è anche ovvio, se sono contenta che sia questa. Quindi andremo per come prima famiglia ad inserire la mia, cioè la mia famiglia con il mio piccolo gatto, la mia piccola gatta Morgana. Come vedete, diciamo che ho dato una quantità iniziale di denaro alla nostra Spina per permettersi di comprare la casa, perché lei sarà l'unica a partire da una casa che ho costruito io, ossia questa. Tutte le altre case, come vedete, ad esempio questa, che è la villa che dovrebbero avere Chico e Stregato, oppure la villa che dovrebbero avere Mario e Stefano, o ancora la villa che dovrebbero avere Giorgio e Alex, sono delle ville che costano veramente tantissimo, che quindi all'inizio non potranno permettersi di avere. Vi starete chiedendo: ma scusa, Lion non ce l'avrà una casa? Ovviamente ce l'avrà, però ancora non ho deciso quale, anche perché per il momento Lion, Mario e Stefano vivranno insieme. Comunque andiamo a far trasferire la nostra Spina nella sua nuova casa, ovviamente mobiliata, perché ci ho faticato tantissimo per farla, sperando che sia il più funzionale possibile, perché a volte quando arredo tendo a non sistemare le cose nel modo giusto e quindi sì, ma a volte si buggano, non le usano, cose del genere. Ora, speriamo innanzitutto che la stagione sia una stagione buona, perché è primavera e non vorrei che stia piovendo. Eccoci qua, purtroppo siamo all'inizio della primavera, quindi la stagione non è proprio la migliore, tra virgolette, per dare il benvenuto a Spina nel nuovo quartiere, però non è neanche malissimo. Allora, qui abbiamo la nostra piccola Morgana, guardate quanto è bellina, guardate quanto è carina, non è un amore, è troppo bella, guardatela, guardatela quanto è carina, è una cucciola, vero che sei una cucciolina? Oddio, sono finita dentro la parete, aiuto! Allora, come prima cosa, ovviamente, dobbiamo permettere a Spina e a Morgana di visitare la casa. Oltretutto questi vasi mi stanno già stufando perché sono in mezzo alle scatole, ma va bene. Allora, dunque, come prima cosa dobbiamo innanzitutto trovare un lavoro alla nostra Spina. Come se non vi ricordate, ovviamente ve lo so, ci sono io qui per ricordarvi le varie cose. Allora, come sapete, la nostra Spina ha un'aspirazione in particolare, che è quella di diventare un'autrice di best seller. Ora, per diventare una autrice di best seller, in realtà ci sono due metodi, due lavori che la nostra Spina può utilizzare. E sono in particolare o essere uno scrittore freelance, ossia uno scrittore che lavora da casa, oppure andare a lavorare per ad esempio un giornale, una casa editrice, una cosa del genere, per pian piano avanzare. In realtà sono tentata di usare il freelance perché diciamo che dà più tempo libero e quindi, considerando che i lavori che farà la nostra Spina sono più di uno, come ad esempio dovrà disegnare, dovrà anche iniziare magari un giorno a registrare video, chi lo sa, quindi avrà bisogno di più tempo di quello che un lavoro con degli orari precisi permette. Però adesso vediamo un pochino cosa farà la... Dov'è il gatto? Dov'è Morgana? Morgana? Morgana, tesoro? Dov'è Morgana? Allora, aspettate, dov'è? È qui! Morgana! Vieni in casa! Ecco, brava tesoro! Allora, vediamo un pochino la nostra Spina, dove se ne va? Ecco, ti pareva. Allora, una cosa, che bello, è contenta, no? Perché è al PC. Una cosa che ho notato, ecco, sta giocando a Tetris, cioè, no, guardala come si diverte. Allora, una cosa che ho notato molto spesso è che i Sim tendono a stare sempre al computer, sempre. Allora, io direi che magari ho acquisito anche l'abilità
nei videogiochi, che è una cosa che effettivamente ci serve, perché se dovrà registrare ad esempio dei video sui videogiochi servirà anche questo. Ha già perso. Vabbè, allora, una cosa che dobbiamo assolutamente fare è trovare un lavoro. Segreti vampireschi, wow. No, allora, carriera. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare un lavoro. Quindi adesso vedremo un pochino che cosa fa per noi. Considerando l'aspirazione che ha la nostra spina, ovviamente dobbiamo trovare una carriera che le si adatti. E come avevo pensato, nonostante ce ne siano veramente tantissime, tra cui attore, detective, man, dico scienziato, agente, oddio, agente segreto, un po' bizzarro. Potrebbe essere una carriera interessante per uno dei ragazzi, però vabbè, vedremo piano piano. Abbiamo criminale, atleta, critico. Critico di che? Critico di qualunque cosa. Critico di... potrebbe essere anche questa una carriera interessante. Comunque, direi che possiamo fare il lavoro freelance. Ora, il lavoro freelance, come abbiamo già detto, è un lavoro che ti permette di fare delle cose un po' come vuoi. E i mestieri disponibili sono artista digitale, che effettivamente è un'altra cosa che ci potrebbe interessare, visto che comunque Spina dovrebbe anche disegnare. Se è come me, disegna pure male, però va bene. Poi fotografa di moda, che non è una cosa che ci interessa. Programmatrice è un'altra cosa che non ci interessa. E scrittrice. Per il momento direi che scrittrice può essere un buon lavoro. Quindi adesso dobbiamo scegliere un'agenzia. Allora, visto che noi vogliamo diventare scrittori, l'agenzia per cui lavoreremo è Bisticci di Parole, che praticamente ci incaricherà di scrivere dei libri per altre persone. Vi faccio vedere in che modo. Allora, ogni volta che noi vogliamo lavorare, tipo, oh, oggi mi va di lavorare, cosa facciamo? Ci basta andare nella sezione freelance e controllare la disponibilità degli ingaggi. Ovviamente, avendo appena accettato il lavoro, non è che ci sarà niente di che, ma man mano che svilupperemo le nostre abilità, ovviamente, i lavori che otterremo saranno sempre di più, di livello sempre più alto, e ovviamente si guadagnerà sempre di più. Al momento, quello che possiamo fare è, fatti pagare per scrivere delle top 10. Delle top 10 fa un po' schifo. Ovviamente noi avremo sempre tipo una scadenza per consegnare il nostro lavoro. Altrimenti scrittore per il volume 3 dei Vuoto Mostri. Vuoto Mostri? Mi interessa. Prendiamo Vuoto Mostri. Allora, quello che dobbiamo fare per portare avanti il nostro lavoro è chiacchierare con il cliente. E io direi di lasciare la nostra spina qui a chiacchierare con il cliente, sì, per farsi un'idea di cosa fa. E intanto vediamo cosa fa Morgana. Dove va? Morgana rotola in giro dappertutto. No! No, allora. Dunque, una cosa che ho scoperto che va fatta assolutamente... Chi è sta gente? Allora. Queste persone vogliono darci il benvenuto. Che carini, però, cioè, non... Dovrei andare? Ma sì, andiamo. Allora, dunque, tipo... Facciamo invita i vicini ad entrare? Ma salve, che piacere! Tutti si infilano dentro casa. Sì, prego, prego, entrate pure. Non c'è assolutamente nessun problema. Allora, innanzitutto qui devo riempire la ciotola. Oh, grazie! Hai portato una torta, cos'è? Torta alla frutta da gourmet. Oh, che gentili. Potete sedervi sul divano se volete. È molto comodo. Direi di impostare anche un orario programmato che darà il cibo a Morgana ogni 12 ore. Ma tutti con la torta? Ah no, si sono presi il pezzo di torta. Allora, assolutamente dobbiamo prendere un pezzo di torta e parlare tutti insieme di come va la vita e... Salve! Lei chi è? Tu, chi è? Come si chiama? Si chiama Paolo Rocca. Si fanno quattro chiacchiere. Ma salve, sì, io mi sono trasferita da poco. E vabbè, qua si mangia solo la torta e... Oh, dov'è il piatto? È sparito. Non mi viziare Morgana, mi raccomando. Saluta la nuova vicina e ringrazia per la presenza. Grazie per essere venuto a salutarmi. Che bello. C'è già troppa gente in casa mia. Oh. Perché, cioè, allora, io sono una persona che fatica un pochino ad avere troppa gente intorno. E questa casa è già troppo affollata. Oh, ho l'abilità di carisma, davvero? Mi sento tutto fuorché carismatica al momento, veramente. Guardali come chiacchierano tutti quanti. Sì, ma guarda, è veramente bello avervi tutti qui in casa mia. Mi sono solo appena trasferita.
E veramente non ho nessuna angoscia nell'avervi tutti quanti qui con me in questo momento. Quindi diciamo che magari potremo accelerare un pochino la situazione. Magari possiamo fare che... Allora, io vi ringrazio tantissimo per non aver neanche pulito i piatti. Allora, già questa gente mi sta dando fastidio. Allora, venite qui, mi portate la torta, la mangiate e sono felice, ma almeno poi lavate i piatti. Quindi diciamo che salve a tutti, vi ringrazio per essere arrivati. Ma magari ve ne andate? Andate via. Oh, che bello, finalmente hanno capito che si stavano appesantendo un po' troppo in casa. Lascia stare il mio gatto! Tizia, come ti chiami? Jade, fuori! Sì, è stato veramente bellissimo avervi tutti qui. Vi prego, devo andare in bagno! Se ne stanno andando almeno. Ok, allora, intanto che la nostra spina... Ce l'ho il bagno, vero? Oh, mamma mia, per un attimo avevo avuto paura di essermi dimenticata di aver creato il bagno. Ok, va bene. Intanto che spina va in bagno. Questi... Allora, dove va? Ma dove va? Cioè, allora, questa gente che se ne va in giro in casa mia mi sta già dando fastidio, va bene? Mi sembra il caso che tu te ne vada. Se n'è andato anche il tuo amico. Addio a tutti. Queste piante le devo togliere assolutamente, veramente. E adesso magari sarebbe bello poter imparare a conoscere anche il nostro micetto, no? Tesoro, ma chi è questa bella micettina? Allora, io oltretutto qui ho dei lavori da portare a termine entro giovedì. È già abbastanza pesante così la situazione. Dov'è? Eccola qui. Ma chi è questa? Oh, che carina. Allora, io devo scoprire assolutamente come si comprano collari e cose del genere. Perché non lo so. Vabbè. Allora, questa è una cosa che fanno i cani, tesoro. No. Va bene, ok. Allora, sicuramente dovremo offrirle l'amicizia. Perché, insomma, tu sei il mio gattino, micettino, bello. Oh, che carina. Cosa? Non le piaccio? Cioè, davvero, non le piaccio, perché? Ti accarezzo, eh? A tutti piacciono le coccoline, eh? Anche a te, piccolo gatto, che mi hai appena soffiato in faccia! Va bene. Oh, che bello, siamo amiche, adesso siamo amiche, vero? Cos'è? È un frigorifero, secondo te? Cioè, pensi che ti dica che è un frigorifero? Forse l'ho fatto davvero! Ok, allora, qui dobbiamo pulire tutta sta roba, perché mi fa venire un po' l'ansia, quindi puliamo tutto quanto. Noi abbiamo parlato con il nostro cliente, vorrei portare a termine almeno il primo lavoro prima di andare a dormire, perché così almeno uno si toglie il pensiero. Ma è un libro per bambini? È un libro per bambini? Ok, va bene. Scriveremo un libro... Com'era? I Vuoto Mostri, vero? Una cosa del genere. Ok, scriveremo il terzo volume dei Vuoto Mostri. Allora, dobbiamo innanzitutto decidere il titolo. Come si chiamerà questo libro? Non mangiare la tartaruga e altri consigli per l'asilo. Non mangiare la tartaruga. Ok. Allora, prenderò lo spunto da questo titolo e il libro sarà... Tartarughe. 10 cose che i bambini non devono mangiare. Ecco fatto. E lasciamo che la nostra spina scriva il suo libro. E adesso dobbiamo sottoporlo al cliente. Vediamo un po'. È andata bene. È andata un botto bene. Ok, perfetto. Però adesso Spina sta crollando giù dal sonno. Quindi magari è il caso che se ne vada a dormire. E direi che come prima giornata è stata piuttosto intensa. Oltretutto con tutta quella gente che si è infilata in casa. Io non lo so. Vabbè. Cosa sono questi panni per terra? Allora, ci sono delle cose che effettivamente ho dimenticato e dovrò sistemarle. Come ad esempio. Vediamo cosa dobbiamo sistemare. 1. Dobbiamo comprare una cesta per i panni. Perché quello per terra non ce lo voglio più. Quindi... vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Ok, se c'è una cosa che ho scoperto è che la nostra spina a quanto pare
è disordinata, perché il cesso della biancheria c'era, ma tutta questa schifezza è finita comunque per terra. Comunque le ho comprato una lavatrice e anche le corde per stendere i panni, perché ovviamente dovrà lavarli, non è che tutta quella montagna di panni rimarrà lì per sempre. Comunque, intanto questa si continua a voler mangiare. Mamma mia. Cioè, pensavo che avesse un aspetto un po' più decoroso, però appena sveglia, vabbè, ci sta pure. Dunque, direi che come prima giornata in realtà non è andata così male, eh? Non è andata così male. Ovviamente devo spostare il lettino di Morgana, perché quando sono cuccioli i gatti non riescono a salire le scale, e siccome il lettino gliel'ho messo di sopra, poverina, deve dormire sul tappeto. Direi che questa avventura di Spina è iniziata in maniera abbastanza interessante, perché già ha avuto un bel comitato di benvenuto, si è già trovata un lavoro e le cose non stanno andando neanche troppo male, ma ovviamente il gruppo WGF deve ancora arrivare, deve ancora conoscere tutte le persone che entreranno pian piano nella sua vita, e sono curiosa di vedere come succederà. Comunque io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui, spero tanto che mi lascerete dei consigli su come procedere con la nostra Spina e come avanzare in questa serie. Ovviamente se avete dei consigli li aspetto tutti nei commenti, fatemi sapere ovviamente nei commenti, vi lascio anche un sondaggio su quale sarà la prossima famiglia da far trasferire, e noi insieme alla nostra Spina e alla nostra piccola Morgana ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!